Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. È terminata da poco la gara di quarti di finale e questa sera, a differenza della gara di andata, avete vinto voi e quindi avete di diritto il posto per la semifinale. Com'è la sensazione di questa vittoria? Bella, perché non era facile, perché insomma, la pressione era tutta su di noi all'inizio e quindi era fondamentale partire bene. E andare sotto 1-0 sarebbe stato molto complicato, perché loro con 2-7 passavano. Cioè, abbiamo, insomma, sono partite che noi abbiamo fatto raramente quest'anno, dominate dall'inizio alla fine, giocate bene dall'inizio alla fine, quindi devo fare grandi complimenti a tutte le ragazze. In particolare sono stati molto bravi nel Golden Set a respingere la pressione, perché solitamente in quel momento lì la pressione torna di nuovo poi tutta a te. Invece abbiamo proseguito col nostro gioco, siamo stati concentrati, compatti, quindi oggi devo dire un elogio va fatto in particolare al complesso, insomma al sistema squadra. Quindi insomma festeggiamo adesso, la sensazione è di festa, quindi è giusto festeggiare, ma domani cominciamo a pensare alla semifinale. Ecco appunto, adesso le semifinali, al momento non sapete ancora chi sarà la vostra avversaria perché le gare saranno disputate domani negli altri quarti e quindi siete in attesa di sapere chi e quando giocherete nuovamente. Sì, cioè, o avremo Mondovì o avremo Ravenna. E in questo momento Ravenna sembra favorita, che ha vinto 3-0 la partita in casa, ma come si è visto qui è soltanto una questione di andata e ritorno, quindi ci sta benissimo che Mondovì recuperi e ha tutte le qualità per farlo. Un avversario devo dire che vale l'altro. Con Ravenna avremo il vantaggio di avere due partite in casa, e cioè l'eventuale Bella in casa, mentre con Mondovì dovremo andare a giocare da loro l'eventuale Bella, quindi insomma, la differenza è tutta lì, la qualità delle squadre ormai è altissima. Questa sera comunque grande soddisfazione per la vittoria, un piccolo passo diciamo verso la promozione, auguriamoci che, sì, che arrivi magari. Sì, no, la promozione infatti non ci pensiamo neanche agli obiettivi, andiamo avanti perché per adesso è una semifinale storica, non era mai stata raggiunta, quindi cominciamo a mettere un pezzettino alla volta, quindi cominciamo a pensare a gara 1 di semifinale che sarà già bella complicata, qui nessuno pensa alla promozione, sicuramente non nello staff e nella squadra. Pensiamo ad allenarci bene alla prossima partita, promozione ancora molto lontana come idea. Diciamo, quindi una parte è stata fatta, adesso bisogna concentrarsi sulla prossima. Esatto. Va bene, grazie mille. Grazie a te.